Passavo. Non si può fare un tour normale comunque. Va bene. Una volta che ci sei dici. Non ce la posso fare. Dici cos'è questa, la camera da letto? No, pensavo che nel salotto questo. È piccolissima questa camera da letto. Qua abbiamo l'armadio. Qua ci sono i vabbè gli specchi. Che praticamente usiamo come ripostiglio perché. Infatti, i comodini fatti anche in legno in modo molto artigianale. E qua abbiamo semplicemente un appoggio. Scusate, è un. Nel frattempo. Ah, perché mi hai detto dare perché si arriva al caldo. Qui è un mobiletto. È la Bunda Relax. Cassa è quello che ci serve. Sì, è infatti. È uno specchio. Che dobbiamo pulire però. Ma la parte più bella è questa. Aspetta, non riesco a inquadrarla per bene. La parte più bella della casa è lei. Allora, non so se noti che c'è il contorno della porta, ma in realtà allora qua c'è un letto e una piazza e mezzo, in realtà è un divano che si trasforma in letto, una piazza e mezzo, ma noi lasciamo sempre così senza smontarlo e montarlo mille volte perché il divano non ci serve, perché qua dentro fa caldo e poi stiamo sempre in veranda o al mare. L'abbiamo messo così perché lo utilizziamo tanto quando vengono a trovarci i nostri parenti o amici. Quindi questa è la cucina della roulotte praticamente, che però ovviamente non serve perché abbiamo la cucina, ma la utilizziamo come piano. Qua abbiamo messo le cose per i cani, tutte le porte dei cani con traversine e roba varia. Qui noi è un frigo, ma l'abbiamo utilizzato da Nilko e tu sei preso sti posti strani, è tutta strana. Abbiamo messo tutte le cose ceramiche. Il frigo vuoi aprire? Sì, al contrario si apre. Ok,
Qua non ci abbiamo messo proprio niente, anzi mi ricordavo che avevo messo cose di ceramica, niente. Qua abbiamo organizzato, abbiamo messo le cose di vetro che non utilizziamo quasi mai, ci sono solo pochi bicchieri a disposizione e cose di ceramica, perché abbiamo già dei piatti di là, mi sono cose di riserva, qua i giochi di società che non mancano mai a casa nostra. Qui tutta la riserva dei piatti di plastica, perché quando siamo in tanti non ci mettiamo a lavare perché fa un caldo bestiale. E quindi utilizziamo la plastica. E qua c'è la scorta. La ne apri questa e non riesco. C'è la scorta delle buste. Devi sollevare. Non so che tu lo sapessi fare. Io sollevo, no? Sai che fai? Sollevo. E là c'è il frigo, perché quando siamo in tanti il frigo non basta, e quindi utilizziamo adesso come portacose. E qua ci sono le buste, che non si vede una mazza. Le buste di riserva per l'indifferenziata. Poi La luce, ti serve la luce? no. Vuoi luce naturale? Ecco, qua abbiamo la luce naturale. Girandoci verso di qua, abbiamo qua dentro il bagno che era della robot, che però in realtà per noi è un ripostiglio molto piccolo, quindi c'è, vabbè, il cartone lo raccogliamo qua e anche il vetro, dato che non ne produciamo tanto, buste di riserva, sedie di riserva, per quando siamo veramente tanti, e cose, ecco, bacinelle, queste cose così. C'è anche lo specchio, meraviglioso. Ok. Qui invece sempre armadi, armadi, sì. Andiamo a aprire. Sì. Tanto buste di riserva, anche qua scatoli con cose. E qua abbiamo fatto tutto il reparto di asciugamani, lenzuola di riserva. Sì, e basta, sì, un lenzuola. Abbiamo fatto. Ha fatto Daniele, ha fatto Daniele, va bene. Certo, perché no? Sì, va bene, ignoriamo. Questo è un appendino che noi non utilizziamo, però c'è. E poi qua si può sia separare l'ambiente, infatti spesso dormono qua dentro a volte più di due persone, e quindi uno dorme di qua se vuole la privacy, uno dorme di qua, due dormono di qua. Si sposta e ci sono due letti a castello. Qui l'abbiamo fatta a mo' di divanetto perché non lo utilizziamo, quindi solo in caso d'emergenza. Qui abbiamo un altro divanetto e anche qua c'è un angolo, perché questo qua ci va questa base qui. E si può fare sempre un'altra base per dormire, giusto? Con un letto Qua dentro dentro c'è un letto, infatti, che si tira, senza che lo che apro però non lo tutto. apriamo perché non si capisce. Ok, vedi? Qua c'è un letto di riserva. E qua sotto ci sono due materassi di riserva, perché questo si solleva e ci sono i materassi di riserva, che a noi non Andrebbero qua. servono, però perché? Quindi arriviamo intorno ai, penso, Sei posti sei letto posti letto. Ok. E qua c'è la finestra. Fa caldissimo. Quindi questa, praticamente, è collegata alla casa, vedi? Hop. È la stanza della casa. Meraviglia. E qui c'è Nani che dorme. Ritorno dal mare, perché dopo aver fatto vedere la nostra casetta siamo scesi a buttarci al mare perché c'era davvero caldo, e come potete notare abbiamo anche pranzato, io in particolare, con pomodoro. Questo è il cibo delle domeniche qua al mare, è insalata di pomodoro, mozzarella, tramezzini, cos'altro, insalata di riso. Per Daniele insalata di riso solo con mozzarella e wurstel alla Bavaria.
cose molto veloci oppure magari cose che si possono cucinare velocemente come cordon bleu e cose così, ma comunque penso che in estate ci vedrai fare cose del genere, quindi è inutile che ti sto qua a raccontare. Questa casetta per noi è praticamente come un rifugio, perché alla fine noi ormai viviamo in funzione del partire il sabato e stare qua 2 giorni e poi ripartire, tranne quando arriveranno le ferie, quelle di una settimana, e staremo qua tutta la settimana, anzi io anche 2 in realtà, perché vado 2 settimane in ferie. E niente, l'hai vista, è una casetta molto strana. È molto strana perché comunque a me ha colpito tantissimo quando l'ho vista la prima volta, perché c'è questa roulotte che è dentro la casa praticamente, ed è una cosa troppo, troppo bella, perché io il mio sogno era quello di avere proprio un camper da piccola. Io sono in grande, un camper però quelli belli che si montano anche le verande all'esterno, cioè io, questa è grossa. Quando ho visto che queste case, ecco, queste case qui hanno all'interno la roulotte, che praticamente è una cosa fantastica come salva spazio, cioè non so se hai visto, praticamente ha tantissimi scomparti, cioè ha tanti cassettini, cose, cioè tutti questi posti letto che recuperiamo se viene qualcuno, cioè aspetta, mica c'è questo, oh, la faccio un po' sbattuta, oh. Sbattuta, un po' rinco diciamo, però hai visto, cioè è troppo bella, io sono innamorata di questa roulotte, intanto là dentro mi guardo intorno. Peccato che quando sono le 2 del pomeriggio, da mezzogiorno alle 4:30, c'è il forno che non si può stare. Sì. La sera si sta benissimo, la mattina presto si sta benissimo, perché c'è un freschetto bello. E poi quest'anno, ogni anno facciamo una cosa, come ti dicevo l'altra volta, anche se non è casa nostra perché siamo comunque in affitto. Allora, innanzitutto per prendere questa casa al mare, cosa abbiamo pensato? Io non ero favorevole perché pensavo che fossero soldi sprecati, la mia famiglia questa cosa la sa, perché sono sempre una che dice, ma magari sono molto per lo spirito di sacrificio e poco per la compensazione, si dice, o ricompensa, vabbè, quello, per la ricompensa. Daniele su questo fatto devo dire si è fermato di più, soprattutto sul rinnovare anche quest'anno, perché noi siamo venuti l'anno scorso e lui ha detto non facciamo mai niente, non ci concediamo nulla, allora vuol dire che questa sarà la nostra aspetta che appoggio qua, sarà la nostra coccola diciamo per tutta la stanchezza dell'anno. E in effetti quando veniamo ci rigeneriamo, anche quando veniamo che non ancora non puoi fare il bagno, perché noi iniziamo a venire in questa casa ad aprile praticamente, anche a marzo si escono per le giornate, saremmo venuti pure prima veramente, poi in inverno saremmo, esatto, e finiamo di venire ad ottobre, perché la domenica si può venire tranquillamente, anche a dicembre si può venire veramente, perché alla fine ti metti una felpa e puoi stare in casa, passeggiare al mare secondo me è una delle cose più terapeutiche che esistano, fantastico. Poi abbiamo avuto davvero anche la grande occasione che insieme alla casa qui affittano anche l'ombrellone con le sdraio, quindi abbiamo questo servizio che è una delle comodità più belle, perché non devi portarti nulla, ma soprattutto la casa è praticamente sul mare, ti ho fatto vedere, ti ho inquadrato il mare e poi sono entrata in casa, perché lo spazio è davvero poco da lì al Lido, ecco. Ma comunque ti ripeto, andando avanti nel tempo, nei prossimi vlog, perché comunque la maggior parte saranno al mare in quest'estate, vedrai la distanza, poi magari ti faccio proprio passeggiare insieme a me per farti vedere quanto ci impiega esattamente 1 minuto e mezzo da casa all'ombrellone. È bello, poi devo dire abbiamo trovato anche dei vicini di ombrellone fantastici, delle persone veramente brave, quindi ci sentiamo davvero proprio bene, perché abbiamo conosciuto, a mano stiamo conoscendo sempre nuove persone, quindi poi qua al sud siamo molto calorosi, non so se si è notato. Come ho iniziato a dire prima, che sicuramente mi sono persa mentre lo dicevo, anche se siamo in affitto, noi tendiamo sempre a migliorare le case dove stiamo, con cose che poi possiamo comunque eliminare se al padrone di casa possono non piacere. Quindi abbiamo fatto la zanzariera, hai visto che entrando ho spinto una zanzariera, quella l'abbiamo fatta noi e si può smontare, l'ha fatta mio papà.
e Daniele l'ha aiutato. Hanno montato ieri, l'ultima cosa che hanno fatto, Daniele e papà hanno montato quelle tende con le canne. Canne di bambù, no? Canne si chiama. Oh. Con le canne, perché qua si utilizza molto questo cannizze. Stile delle cannizze, perché portano, diciamo, ombra, però non coprono molto l'aria, quindi qua c'è bisogno di aria, soprattutto di giorno. E Daniele poi ieri sera fino alle 20:30 ha combattuto con quel salottino che noi abbiamo preso su Amazon a 85 euro, e continuiamo a dire, certo che le cose che le paghi poco, perché poi è normale che la plastica, perché ha avuto un problema con l'assemblamento, perché il calore avrà dilatato la plastica, quindi non si è dovuta ammazzare per spingere queste cose. A un certo punto l'ho visto molto in crisi, anzi ho mantenuto una plomb inglese proprio. Non ha avuto nessun intercalare, non ha imprecato, ho detto parolacce, ecco, nessun intercalare particolare. E abbiamo messo questo salottino per stare là in veranda la sera, perché c'è una frescura che, guarda, io penso che in città la frescura di ogni sera in quel modo non l'abbiamo mai vista, penso, no? Cioè no, non si prova, c'è una frescura bellissima di sera, è piacevole, poi è rilassante perché si sente il rumore del mare, insomma. Vabbè, si è capito che siamo innamorati di questo posto. E cosa abbiamo fatto allora? Cioè, perlomeno io nella mia testa, per pagare questa cosa, ho pensato che c'è gente come noi che comunque paga un affitto di casa e sta anche in un bilocale, e paga quanto noi paghiamo casa al mare e casa in città, più o meno al mese. Sì, perché praticamente noi, quando assemblando casa in città e casa al mare, facendo la suddivisione di quanto mettere da parte al mese, perché comunque noi ci dilazioniamo le spese, paghiamo quanto a Roma pagano un bilocale. No, pure un monolocale. Ma pure un monolocale. Però noi abbiamo una casa di 100 metri quadrati, 100 metri quadrati in città, è una casetta sul mare meravigliosa e confortevole qui. Certo, è una casetta in legno, hai visto, e a me questa cosa piace perché io adoro il legno. Questa ormai la sapete, mi piace molto anche lavorarlo, quindi è il mio habitat, questo fatto che sia molto semplice, però ha tutto quello che serve, l'essenziale, perché se tu vai a casa al mare non devi stare dentro casa, devi andare al mare, se no ti stai a casa, cioè la logica è questa. Serviva un bagno, un letto. Aspetta che intanto loro festeggiano per l'Italia, anzi niente, abbiamo appena scoperto che l'Italia comunque avrà vinto. Dicendo che basta un bagno e una camera di letto. Esatto, perché comunque, e noi invece abbiamo cucina, 6 posti letto. Sì, è bellissimo questo fatto che chiunque viene e si vuole fermare a dormire, il posto c'è, anche a tirare un materasso e metterlo a terra abbiamo la raccolta dei materassi, quindi fino a 8 persone, ma se ci stringiamo secondo me anche 9 potremmo dormire assolutamente. Quindi è fantastica questa cosa qua. E poi ti ripeto, è piccola, cioè essendo gli spazi molto limitati, perché hai visto, c'è il letto, cioè dove c'è il letto per dormire, il letto matrimoniale, puoi solo dormire, non puoi neanche passeggiare più di tanto perché è stretto. Ma chi se ne frega, io mi sveglio la mattina alle 8, scendo, faccio, vabbè, lavo il bagno, rifaccio il letto, pulisco a terra e scendo al mare. Già rifai il letto alle 8, se ci sono io è difficile. Se c'è lui non è difficile, lo fa lui. E scendo al mare. E poi la cosa bella è che a Daniele non devo dare il conto, cioè aspettare lui per scendere a mare, oppure che lui venga agli orari in cui piace scendere a me, perché io sono una di quelle persone che alle 8 di mattina scendo al mare perché mi piace la calma del mare, ma mi piace stare anche fino a tardi, oppure scendere presto il pomeriggio. A Daniele invece piace fare il bagno la sera tardi, anche dopo le 7. E molte volte saliamo che sono tipo le 21:30, siamo gli ultimi che se ne vanno al mare, buio, però è bello, è davvero bello. E niente, questa è la nostra casetta, è piccolina, funzionale, è particolare, perché ovviamente una casa normale non potevamo sceglierla, voglio dire, cioè ci vedi a noi due in una villa, ma ci stiamo capendo, ma vogliamo, ci vedi a mettere una villa? Certo, con un po' di soldi io una villa me la comprerei pure. Onestamente non è che ci diceva no, però siamo più tipi da cose molto semplici. Sì, e lì c'è comunque, si è bruciato, diciamo, dove mi metto, chi tu mi sono bruciato.
comunque, noi speriamo di averti allietato qualche minuto. Allietato. Allietato qualche minuto con queste riprese di questa casetta. Speriamo che ti piaccia. Adesso stiamo andando alla ricerca di. Dici tu, non hai mai pace? No, non c'ho mai pace. Di qualcosa per decorarla, perché ho visto dei cinesi e le cose per il mare fantastiche, tipo dei come si chiamano? Dei fari, delle scritte. Ne ho ordinata una su Wish che dice "Life is better at the beach" e la metterò fuori appesa nella veranda, così chi passa la vede. Poi non è che voglio dire, ci hanno pitturato anche la porta e il cancelletto di azzurro. No, ma non è azzurro, è un blu. Come si chiama? Il nome è questo blu? Blu cobalto. Saprei. Comunque, sembriamo tipo quelle case della Grecia. Tipo Santorini. Santorini. Questo blu, eh. Questo blu, ecco, quello che c'è nella mano Daniele, esattamente. Vabbè, l'hanno visto il blu. Ti ho fatto vedere. Ti dirò, all'inizio mi sembrava strano, ne ho vista una prima che facessero la mia. Poi sono arrivata l'altro giorno e ho scoperto che anche la mia era diventata in quel modo. E quindi ho detto. Però è carina, è un tocco di colore, non è monotona, perché la porta inizialmente a noi. L'aveva messa la persona che stava prima in affitto e ovviamente era marrone, una porta di interno di casa sarebbe, giusto per avere la tutela la sera almeno, non sentire essere in mezzo ai piedi, anche se è stile campeggio, però e noi più che altro per i cani siamo contenti ci sia la porta, perché quando lasciamo Annie chiudiamo due porte, non una. Però quando l'hanno pitturata non ci è dispiaciuto, un po' di colore. E quindi adesso vado alla ricerca di qualcosa da mettere come decorazione. Quell'uomo che fa il simpatico e sembra uno che praticamente lo portano chissà dove, non lo so. Lui sai che mi ha detto? No, scherzavo, non era quello il colore. No, pensavo che era quello, invece no. Comunque, quest'uomo che si lamenta sempre, sembra un povero martire. Non è sembro. Io sono un povero martire. Sembra un povero martire. Io e tuo padre. Allora, se hai il coraggio, pure mio padre, poverino. Ma no, se hai il coraggio, devi dire quello che hai detto oggi a mare, mentre io stavo giocando con Manuela. Manuela è la mia. Io, guarda, mi diverto tantissimo con Manuela, perché ci mettiamo a giocare, visto che hai inquadrato la sua manina, ci mettiamo a giocare con questi giochi. È tutta la giornata che abbiamo giocato a 2500 giochi diversi, perché io ho tutta la raccolta dei giochi di Tiger, sia chiaro. Infatti mi ha detto la mamma Emanuela, ma è possibile che tutti, sì, c'ho già la raccolta, cioè io proprio adoro giocare, sono peggio dei bambini, cioè, in fondo sono una bimba dentro, sono rimasta bimba sotto un certo punto di vista. Ma puoi dire a queste persone che cosa hai detto? Che mi hai detto? Domani? Un altro giorno. No, non ce la faccio, Dani, ho sonno, dai, domani? Domani, lo so. Non ce la faccio, veramente. Domani? Ti muovi! Domani. No. Ma non mi ricordo! No, secondo me non vuole ricordarsi. Hai detto domani, andiamo... Muoviti! Tu l'hai detto! A fare... No, quello ci puoi andare quando vuoi, tanto ci mando sempre io. Domani andiamo dai cinesi e ti compro qualcosa. No, a fare che cosa? Sai, mi ha detto, sì, perché guarda, è una persona infame, perché nei video non lo dice. Poi mi sono ricordato che però dovremmo andare da Giuseppe, in realtà. Mi ha detto, domani andiamo dai cinesi, che ci sono delle cose per il mare bellissime. Quindi lui pure vuole comprare queste cose, però passo io per quella che stressa. Dai, ma che sei una brutta persona. Una cosa dobbiamo comprare, Daniele, lo stabilizzatore per il telefono. Oltre che una bella fotocamera. La compreremo, ragazzi. Il salvadanaio gli sta riempendo. Sicuramente succederà qualche cosa, dobbiamo rompere. Siamo tanto. Quando mi hanno detto di iscrivermi un giorno, ho detto che siamo quelli di Up. Perché fondamentalmente ogni volta che riempiamo il deal, come faceva quella? Mettevano i soldi per costruirsi là la casa, le dovevano fare, sì. No, non mi ricordo. E poi la rompevano per ogni danno che succedeva in casa. E più o meno è così anche con noi. Siamo la coppia di Up. Io sono Ellie. E tu sei Carl. Ci assomigli un poco. Ah, è l'urdità di Carl. Non posso sì, 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 sì. Vero? No, hai l'urlità di. L'urlità. Non ce la posso fare. Ho troppo sonno. Ho sonnissimo. Oh, Gesù mio. Va bene, allora, questa faccia buffata di sonno e di tanto male.
E noi ti auguriamo una buona giornata, buona serata, ma soprattutto se ti abbiamo fatto compagnia e hai scoperto quante case strane ci sono in questo mondo, come la nostra, metti un... Guarda che bei vestiti! Devo venire qua! Metti un like! E mi raccomando, sto facendo clicca la campanella. Prima di cliccare la campanella iscriviti al canale. Iscriviti al canale e clicca la campanella. Devi diventare scuro, altrimenti le notifiche non ti arrivano. Manco se ci spariamo, ti spariamo. Tutti insieme appassionati. Intanto io devo andare sul prossimo. Ecco, io ora c'ho Enya. Enya! Enya! Ciao! Va bene. Ci vediamo alla prossima. Prossimamente su questi schermi. Ti auguriamo un buon tutto e soprattutto la parola d'ordine è scialatela, ricordandoti che oltre al sacrificio devi concederti sempre una sana e bella ricompensa. A presto, ciao.